Tu conosci tutte le malattie che abbiamo, tutto quello che abbiamo passato nella nostra vita. Sappiamo bene che tu hai potere e autorità di aiutarci. Da te tutto sia possibile, tu puoi guarire il corpo, l'anima, anche la psiche. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Caro Signore, in questo momento ti offro il nostro presente, tutta la nostra vita. Ti dono tutta la nostra nascita. Tu sai cosa è rimasto di male che abbiamo ereditato intorno ai bisnonni. Ti prego che avresti tutto male noi. Ti ringrazio per i nostri cari parenti. Ti prego, salvali e conducili in paradiso, perché un giorno portiamo a galla, siamo vicino a te. Ti dono anche il nostro futuro. Non sappiamo che cosa ci aspetta nella nostra vita. Tu sai tutto, guidaci per favore. Signore pietà. Signore. Cristo pietà. Cristo. Signore pietà. Signore. In questo momento ti offro anche il nostro presente. Tutto deve appartenere a te. Ti do la mia anima, il mio corpo, la mia mente, la mia volontà, il mio sangue, il mio cuore. Ricevi il mio lavoro, anche riposo, accetta le mie preghiere e tutte le buone intenzioni. Signore Gesù, ti dono anche tutti i nostri peccati, dal giorno della nostra nascita fino ad oggi. Non dispiace, caro Signore, perché abbiamo peccato, tanto offeso Dio. Siamo deboli peccatori, tu sai questo. Noi dispiace tutto questo. Noi pentiamo, si mette tutti i peccati nostri. Noi rinunciamo ad ogni peccato, ad ogni pensiero negativo, soprattutto alle parole cattive all'opera. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Io rinnego ogni fedeltà, profanità e malaltà odio. Grazie perché ascolti la nostra preghiera e esaurisci. Ti ringrazio perché tu sai, vogliamo cambiare, vivere così come tu ti aspettavi. Con la tua forza, con la tua potenza, accettiamo questa vita, ringraziamo Dio Padre per ogni dono. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà, caro Signore, ti preghiamo perdono perché noi abbiamo sempre accettato quello che la vita noi portava secondo la tua volontà. Siamo stati arrabbiati, nervosi, anche invidiosi e gelosi. Non vogliamo più essere così. Gesù, noi adesso riceviamo noi come siamo. Ti prego perdono del perdono. Ti prego per la fede viva e ferma. Aiuta la nostra fede debole, guarisci la nostra fede tiepida. Fortifica la nostra speranza, dona noi dono amore. Vogliamo amare tutti come tu li ami. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. O caro Signore, ti prego di purificarci per mezzo del tuo sangue, per mezzo dei nostri peccati, libera la nostra colpa da ogni male, per la mancanza tutto ciò che vuole separarmi da te. Ti prego, libera noi tutti da ogni dipendenza peccaminosa, libera noi da ogni maledizione e da ogni peccato, libera da ogni dipendenza sessuale, dagli influssi e dalle catene demoniache, libera e guarisci noi tutti, libera dalle tentazioni di dare altri e parlare male di loro, libera tutti da ogni cortina, dall'alcolismo, dalla dipendenza delle droghe, libera e guarisci noi tutti da abitudine peccaminosa. Tu sei il nostro medico migliore, tu sei colui che sempre aiuta. Grazie perché sei così buono, paziente, mite e compassionevole. Grazie perché penso a te i nostri peccati, le nostre malattie, le nostre sofferenze, i nostri problemi. È tutto. Ti ringraziamo. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Caro Signore, noi siamo salvati in maniera milagrosa per mezzo delle sante piaghe siamo stati guariti. Tu ci guarisci adesso? La tua grazia che ti hai meritato sulla croce. Pieni di fede ti preghiamo, metti la tua mano santa su di noi e guarisci i nostri cuori malati. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Caro Signore, ti prego che guarisci i nostri cuori malati. Metti la tua mano santa alla nostra ferita dolorosa. Di soltanto una parola, ogni ferita guarirà. Basta solo la parola. Tu sei Dio, tu sei nostro Signore e poi tutto. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Guarisci, Signore, il nostro corpo malato. Tu poi tutto sei capace. Tutto. Per la tua santa croce, per sangue che hai preso per noi, per la forza, le sante piaghe ti preghiamo, guarisci la nostra anima, il nostro spirito. Per la corona di spine e per i dolori che hai sofferto per noi. Guarisci malattie del cielo, mille spinali dei nervi,
Metti la tua mano su tutti noi, guarisci con la tua luce divina, con la tua forza che guarisce ogni tumore, ogni malattia incurabile. Guarisci malattie dello stomaco e dell'intestino, malattie del fegato e della bile, tutte le malattie respiratorie dei polmoni. Signore, fortifica tutto ciò in noi debole, sviluppa tutto ciò in noi sviluppato. Fortifica il sistema di immunità, tutte le malattie infettive. Tu poi tutto sei capace. Tutto. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Caro Signore, in questo momento ti portiamo con fede tutti ammalati che ci hanno chiesto per loro. Tu li conosci tutti, tu conosci le malattie, sta sopra la loro mente. Noi ti preghiamo, consacrali e benedicili. Allevere una malattia della nostra salute, guariscili tutti, o nostro Salvatore. Ti preghiamo di avere pietà loro, abbi compassione a tutti coloro che soffrono, corpo che soffrono, anima. Sii favorevole e misericordioso con tutti. O Divino Salvatore, ti preghiamo di guarire tutti i ammalati, nella nostra famiglia, tutti i nostri cari amici. Ti prego di visitare tutti i ammalati nell'ospedale. Fa che guariscano per mezzo delle medicine che stanno prendendo, delle terapie che stanno facendo. Sii con loro in modo particolare. Benedicili, santificali, stendi su loro le tue mani piegate. Guariscili tutti, illuminali con la tua luce, rinnovali contemporaneamente. Tu poi tutto sei capace di tutto. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Nel nome di Gesù, nostro Salvatore, il medico divino, scompaia ogni spirito di diabete e di leucemia. Liberaci da ogni dolore alla spalla e alla schiena. Allontana le malattie dei bronchi ed ogni forma di aspa e di reumatismo. Concede tutti una completa guarigione. Grazie perché lo stai facendo ora. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Caro Signore, ti preghiamo per la gloria del nostro Padre Celeste. Benedici, santifica, illumina, libera, guarisce, salva tutti noi. Glorifica il nome del tuo Padre Celeste noi. Venga il tuo regno di verità, di grazia, di santità. Regno di giustizia, amore e pace, sti cose su di essi. Sia fatta la tua volontà del Padre su tutti noi, ci riempia. Dona a noi tutta gente pane quotidiano e tutto ciò è bene per la salvezza eterna. Fa che ogni tentazione sia lontana da noi. Ti preghiamo, resta con noi, difendici, proteggici, accompagnaci, custodiscici, guidaci sulla strada della salvezza. Il Signore sia con voi. Per intercessione e pace a tutti voi benedica, libera, salva e dona tutto. Ogni bene, ogni grazia, società eterna di Onnipotente. Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Così, cari. Avete capito tutto? Sì. Era un po' veloce. Adesso parlo un po' piano. Mi dicono troppo veloce. Vabbè, voi parlate anche veloce. Abbastanza non capisco io perché è veloce. Carissimi miei. Noi viviamo in questo tempo di grazia, tempo di nostra purificazione interiore, tempo nostra decisione per Gesù. Dobbiamo decidere per Gesù, perché Gesù, come detto, nostro Salvatore, potente, liberatore, anche miracoloso, redentore. Nostro Dio è miracoloso, misericordioso, se giusto ha detto non so. Ecco, cari signori, ecco perché noi dobbiamo credere in Gesù, contare su Gesù. Nostra cara madre dice, sappiate, sono vostra madre. Desidero condurre tutti alla santità completa. Voglio e desidero, anche voglio, voglio scendere. E mio gran desiderio, voi siete felici su questa valle, e dopo la questa vita venite a me con un dono di santità, completa santità. Avvenite con un dono di santità. E questo è il nostro compito. Dice, per questo sono qui con voi 38 anni, in giorno, 13.905 giorni. Carissimi, fra poco 14.000. Ecco, perché appare così? Ma perché ama noi tutti, vuole prendere tutti noi per mano e portare suo figlio? Perché il suo figlio possiamo avere tutto. Viene come regina della pace, ma tutti abbiamo bisogno della pace. Senza pace possiamo essere felici.
Una persona può possedere tante cose, tutto, può essere ricca, può avere tutti i godimenti, ma se non ha pace, da tanti ho sentito, io ho una casa, anche al mare una casa, 2 o 3 macchine abbiamo, ma tutto abbiamo, non abbiamo pace. Bene, tu hai dato tutto il tuo corpo, che hai dato tua anima, perché la nostra anima vuole vivere, la nostra anima cerca anche cosa spirituale, santa messa, rosario, santa comunione, e questo è per la nostra anima, e la nostra anima vive e noi dobbiamo questo dono di felicità, la pace, pienezza di vita, pienezza di amore, pienezza di gioia, anche pienezza di felicità. Chi ha pienezza di vita ha paradiso su questa valle. Pochi sono felici, perché abbiamo tanti problemi e tentazioni e difficoltà. Carissimi miei, nostra cara madre dice, per poter avere la pace dobbiamo credere forte in Dio, contare su Dio giorno e notte. La fede è un dono divino, un atto di totale nazione e completa fiducia in Dio. A me non c'è completa fiducia in Dio senza conversione quotidiana. Conversione. Poi Gesù ha detto la sua prima predica: il regno di Dio è vicino, convertitevi, credete i Vangeli. Convertitevi. Dite, Signore, tu sei mia gioia, mio amore e mia salvezza e mia felicità. È così, anche Gesù. La conversione è una grazia che ti può aiutare. Tu puoi capire, tu vieni da Dio, vivi per Dio e torni da Dio. Mettere al primo posto Dio. Chi ha il primo posto Dio? Chi prega ogni giorno? Chi va ogni domenica a Santa Messa e chi legge Santa Scrittura. Sapete, una volta detto la Sacra Madre, ogni famiglia deve pregare preghiera di famiglia ogni giorno, leggere Santa Scrittura e andare a Santa Messa. 3 cose molto importanti. Chi fa questo è un buon cattolico. Da voi si dice, credendo, non praticando. Credo, non pratico. Ma come? Questo significa tu hai una macchina e non hai carburatore. E come ti serve la macchina? Perché devi avere il carburatore e gasolio e per macchina può andare. Oppure una persona dice, bene, io vorrei, voglio mangiare. E qui cibo e non prende. E deve morire. Che dice, credendo non praticando. Devi praticare questo che credi. Perché questa è solo una parola di dire così. Credo, non vivo questo. Anche Satana, angeli in inferno, credono. Vabbè, non hanno niente, non ti meriti. Perché non ascoltato Dio, erano superbi. Carissimi, e questo è molto importante. Questa carma dice, praticate questo, vivete questo che credete, che amate. Così amiamo Dio. Conversione significa, cercate di vivere con Dio. Rinnegate peccato, Satana, tutte cose brutte. Evitate ogni peccato, ogni tentazione. E questa persona è cambiata. Diventare uno più giusto, più onesto, più beato, più santo significa come sono. Per poter capire questo dobbiamo pregare con il cuore, non per abitudine, come abbiamo pregato abbastanza. Io prego minimo 6 rosari, 7, abbastanza leggi. E quando viene 11 sera, prima di mezzanotte, solo 3 pregato subito, non posso andare a letto senza di pregare questo. Ecco, è il mio cibo per la vita quotidiana. Quando sento Padre Pio pregava 100 rosari, 30, 40, 50, oh mio Dio, tutta la giornata
e pregava quando non aveva questi che hanno pregato, confessato. E questo è scritto anche nel mio libro. Questo. E carissimi, vedete, pregate, amate e credete. E vostra strada guida in paradiso. Pregate con il cuore, non per abitudine, pregare col cuore, pregare con l'amore, con tutta la sua capacità, con la umiltà, con la fede, viva col cuore puro. Molto importante. Ragazza candida, nata vicino Torino, Medjugorje, e questo posto è nata 1150. O 1150 grammi, o 200. Aveva malattia di gamba, stomaco e soffriva tanto. Arriva a Medjugorje, ha sentito a Medjugorje c'è Madonna che aiuta tanto. E trovava sua amica, ha detto: carissima, preparati per una buona confessione. E dopo preghiamo solo con la persona. Vabbè, devi dire peccati che non potevi dire prima. Questo è molto importante. Dio ti perdona se tu dici tutto. Volentieri. E carissimi miei, pregava, preparava per la santa confessione. Dopo la confessione, detto, quando mi il sacerdote ha detto: io ti saluto i peccati, non ho più fuochi dolori. Spariti. Subito hanno pregato sulla confessione e hanno pregato un'oretta. Era pioggia tanta come mezz'oretta fa. E tutte e due bagnate. Questo ha detto: ma cara mia, mi sento bene, vorrei andare subito in paradiso. Non c'è più malattia. Tornata a casa, visitava il suo medico. Il medico ha detto: che hai fatto? Non c'è più malattia. Sono stata a Medjugorje, mi confessato e pregavo solo con le pressioni. Basta. Ma che Gesù, grande medico, ha detto questo. Medico. Quando ha detto questo esempio a un gruppo così, 50-40 uomini, e una signora mi ha detto: padre Pieri, ho un problema, che caro? Io ho un peccato, 20 anni non potevo dire nella confessione. Peccato grave, non potevi dire. Perché? Avevo paura e fastidio. Ma da chi? Da un sacerdote? Poi noi siamo tutti peccatori. Anche noi confessiamo. Anche Papa confessa. Santi erano qualche, ogni giorno non confessavano. Ma perché? 20 anni ogni tua confessione, comunione era sacrilegio. Peccato su peccato. Tu avevi un sacco di peccati. Tu prepari via per l'inferno. Subito devi confessare. Stanotte. Non dare a letto senza confessione. Posso da te. Posso un sacerdote, 47 anni. Dopo 2 o 3 minuti. Ecco perché non potevi dire prima. Ma non sapevo, ma fastidio, paura. Ma perché? Carissimi, quando confessate, dite tutto. E dite. Non avete paura. Candida, Silvia Abuso, nata a Padova, vicino al santuario Sant'Antonio. Voi sapete, Sant'Antonio francescano, umile francescano e di miracoli francescano. E questa ragazza dopo 3 giorni non poteva camminare. Come piccola bambina, letto o carcino, o da sedia. Ma mai detto perché, signore? Tutta la famiglia era molto credente. Anche lei andava a Santa Messa e pregava rosario e tutto. 9 mesi era nella carcina. Amici hanno portato a Medjugorje. 24 giugno 2005, 14 anni e 1 mese fra 2 o 3 giorni, come guarita. Durante l'apparizione, dice, dopo l'apparizione, ho sentito molto profondamente amore della Sacra Madre, amore di Gesù, anche amore di Dio. Non posso spiegare questo che ho sentito. Non ho visto con i miei occhi nostra cara Madre e Gesù, o sentivo profondamente e loro sono dati. Anche 3 volte dato, si manca in mia chiesa,
era piena chiesa, 7-8 pullman erano qui. Ma quando si parla a questa ragazza si sente amore di Dio, amore di Gesù. E dopo ha detto, io sento fuori dei miei gambi, posso camminare, e camminavo. Anche ha detto, se preghiamo col cuore, con l'amore, rosario, santa messa, celebriamo, ma Dio vi darà tutto. Ha ragione questa ragazza. Una famiglia aveva un figlio ubriacone e tossico, dipendente, drogato. Mamma voleva aiutare, non poteva. Parlava con il sacerdote, padre, puoi celebrare 30 sante messe. Messe gregoriane per mio figlio, per la liberazione e guarigione. Volentieri, ogni mattina arriva sua mamma con gli amici. Lui non sapeva, per me si prega in chiesa, ogni giorno, 30 giorni. E ultima messa arriva lui. Ho detto, non sapeva che succede qui. Trovava sacerdote, essere confessato e Gesù liberato. Oggi vive come un buon, bravo ragazzo. Ma perché tu sei arrivato questa mattina? Sapevi perché si prega e si alza? Non sapevo niente. Io avevo nel mio cuore una voce. Tu devi andare oggi in chiesa, Dio ti libera e salva. È così. La Santa Messa nostra, guarigione, anche salvezza. Pregate una Santa Messa per i malati, per tutti. Non cercate da me, da qualche una persona, solo una Santa Messa, dicete, sia fatta tua volontà, Signore, con me, con mio amico, con mia madre e figlia e sorella e fratello. Dio può aiutare. Candida, una ragazza, no, una donna, arriva dalla Canada. 18 anni poteva camminare, arriva nella crozzina, un anno era nella crozzina, pregava sua casa in pensione parecchie ore in qualità, 3 volte era in chiesa e dice, devo dare testimonianza come Dio opera a Medjugorje. E veramente Dio è grande, noi dobbiamo ringraziare per tutto questo che Dio fa. Sempre quando torna a Medjugorje, ricevo nuova grazia. Dio mi darà tutto. È veramente grande. Vedo a Medjugorje solo frutti, buoni frutti. Una messicana, Carolina, dice, per me Medjugorje è un pezzettino paradiso su questa valle. Veramente Medjugorje è un miracolo. Tanto di cuore. Grazie carissimi per la vostra presenza. Grazie perché siete per me un segno. Dio esiste, ama tutti. Anche un segno di nostra cara madre che appare, ama tutti noi tantissimo e moltissimo e vuole vedere tutto in paradiso. E questo è il mio desiderio e la mia preghiera per voi. Amo. Rimanete così buoni, bravi. Glorificate con la vostra situazione, andate in pace. Andiamo, grazie. Chi vuole questo libro?